tanti sono stati gli attestati di stima e di rispetto, insomma, dal governo, il Presidente del Consiglio, addirittura al Papa, ma misure concrete non sono ancora arrivate. Noi abbiamo dimostrato con uno studio fatto con SRM, l'Università Partenope e Svimez che le nostre aziende non si sono mai fermate, pur lavorando in perdita, e questo chiaramente è stato possibile ed è possibile, ma fino a un certo punto. Noi abbiamo bisogno di misure concrete, abbiamo bisogno che il governo non alimenti una concorrenza sleale, come purtroppo in parte è avvenuto con la proroga della convenzione, per esempio, armatoriale, e vogliamo appunto che ci sia una concorrenza leale per tutti, perché è giusto che quelli che sono i veri eroi di questa pandemia, non dico che vengano premiati, ma non devono essere penalizzati. No, il governo non si dimentica di niente, il governo si è occupato di garantire la sicurezza e, senza usare una parola esagerata, la vita agli italiani. Noi siamo entrati in emergenza ed eravamo il secondo paese per numero di contagiati, oggi siamo il 12° paese, questo vuol dire che siamo stati bravi, e adesso è venuto il tempo per cui il governo si occupi del rilancio. Mi sembra che anche negli ultimi giorni sia evidente che lo sta facendo. È giusto quindi che si riparta da momenti di confronto e di incontro come questi, perché abbiamo bisogno di maggior coinvolgimento. Il governo ci deve chiamare e ci deve ascoltare, e questo chiaramente lo deve fare non negli interessi della nostra associazione di Alis, ma lo deve fare negli interessi di un settore del popolo del trasporto che oggi è quello che ha garantito, e non solo, ma è quello che oggi può dare un segnale molto importante al PIL di questo paese, che, come abbiamo sentito oggi dal professor Cottarelli, veramente stenterà a ripartire. Bisogna semplificare, l'abbiamo sentito tante volte questa mattina, sia detto dai privati, sia detto da De Luca, cioè dal pubblico, perché della burocrazia soffre anche molto lo stesso settore pubblico. Occorre investire in infrastrutture, adesso infrastrutture fisiche e poi anche infrastrutture telematiche, diciamo, investire anche in pubblica istruzione. Queste sono le cose per cui si spera ci siano appunto questi fondi disponibili da parte dell'Europa con il Recovery Fund. Per quello che riguarda noi, ovviamente saremo concentrati sulle aree ZES e cercheremo di fare una battaglia per avere una proposta unitaria per quello che riguarda il Sud Italia e la Campania in particolare, cioè un'unica proposta di detassazione totale dei nuovi investimenti che si realizzano in Campania. Ma io credo che noi dobbiamo avere un progetto di sviluppo completo del Mezzogiorno, perché dobbiamo attrarre imprese e creare competitività. Grazie. Grazie. La detassazione sul lavoro è un punto fermo della politica del governo ed è soprattutto un punto fermo, come è noto, del Partito Democratico. Ovviamente la detassazione del lavoro, che è in corso e che continueremo a fare anche nella prossima manovra, dovrà essere accompagnata da investimenti di sistema, perché il Mezzogiorno ci chiede infrastrutture adeguate all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte, non solo quelle materiali ma anche quelle immateriali. Insomma, le esperienze fatte sull'alta velocità non possono essere ripetute sulla fibra ultraveloce.